Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi siamo giunti al quarto capitolo di questa rubrica nella quale vi parlo un po' dei fotografi più famosi. Oggi è il turno, ragazzi, dell'occhio del secolo, Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson nasce a Chanteloup nel 1908 da una ricca e influente famiglia francese e trascorre gran parte della sua infanzia nell'atmosfera bohémienne di Parigi. Da giovane prova a intraprendere la carriera di pittore, grazie soprattutto all'influenza di suo zio, un artista affermato che considera quasi come un padre spirituale. E diventa così allievo di Jacques-Émile Blanche e di André Lhote. Negli anni 20 si avvicina poi al movimento surrealista, da cui apprende l'interpretazione dei dettagli di cui è disseminata la vita quotidiana. In una delle sue più celebri frasi afferma: "La fotografia può fissare l'eternità in un istante". E sono proprio gli scarsi risultati ottenuti come pittore che gli fanno scoprire la fotografia. E racconta come fu un'immagine del fotografo Martin Mukazi a ispirarlo. Spero di averlo pronunciato bene, scusate. È stata quella foto a dar fuoco alle polveri, a farmi venire voglia di guardare la realtà attraverso l'obiettivo. E così compra una Leica e parte per un viaggio che lo porta nel sud della Francia, in Spagna, in Italia e in Messico. La Leica, estremamente piccola e maneggevole, dotata comunque di un rullino 24x36 mm, inaugura una nuova era per la fotografia. Sono strumenti perfetti per il fotografo che ama fotografare rapidamente ovunque. E sono proprio le foto surrealiste scattate durante i suoi viaggi in Messico e in Europa, fra il 1932 e il 1935, a renderlo famoso come art photographer a New York. Nel 1934 conosce David Simin, un fotografo polacco, che più tardi cambierà nome in David Seymour. Diventano subito ottimi amici e sarà proprio Seymour a presentare al giovane Bresson un fotografo ungherese, tale Endre Friedman, Robert Capa, e al suo ritorno in Francia nel 1937 inizia a dedicarsi al fotogiornalismo dopo un periodo di apprendistato presso il regista Jean Renoir. Durante la Seconda Guerra Mondiale entra a far parte della resistenza francese. Viene catturato dai nazisti, ma al terzo tentativo riesce a fuggire e arrivare in tempo per vedere e fotografare la liberazione di Parigi nel 1944. Finita la guerra, ritorna al cinema e dirige il film Le Retour, documentario sul ritorno in patria dei prigionieri di guerra e dei deportati. Negli anni 1946 e 47 è negli Stati Uniti, dove fotografa soprattutto per la rivista di moda Harper's Bazaar. E poco prima viene a sapere che il MoMA di New York vuole organizzare una mostra postuma in suo onore, perché erano convinti che fosse morto durante la Seconda Guerra Mondiale. Così, dopo aver specificato di essere ancora vivo, si occupa personalmente di organizzare la mostra. E sempre nel 1947 tra i fondatori, l'abbiamo capito ormai, della famosa agenzia fotografica Magnum. La fotografia porta Bresson in giro per tutto il mondo: Cina, Messico, Cuba, India e molti altri paesi. Nel 1952 pubblica Images à la Sauvette, una raccolta di sue foto con la copertina curata da Matisse, e ha un successo internazionale. Nel 1953 pubblica poi Il momento decisivo, una vera e propria bibbia per tutti i fotografi di reportage. Dal 1968 poi inizia gradualmente a diminuire la sua attività fotografica per concentrarsi un po' di più sulla pittura, il suo primo amore. In realtà, afferma, la fotografia di per sé non mi interessa proprio. L'unica cosa che voglio è fissare una frazione di secondo di realtà. Bresson muore il 3 agosto 2004, all'età di 95 anni, ed è stato probabilmente il fotografo più influente del 1900, tanto da essersi guadagnato il soprannome di Occhio del Secolo. E come abbiamo visto, ha sempre considerato la fotografia come una forma d'arte, un'estensione della pittura. Durante la sua vita ha immortalato immagini della vita quotidiana con un tempismo incredibile. Sapeva cogliere il momento decisivo. Questo è sempre stato un suo marchio di fabbrica. E molti sostengono che elevò il fotogiornalismo a vera e propria forma d'arte. Il suo modus operandi era quello di allineare testa, occhio e cuore e scattare più foto possibili, finché da quella moltitudine di scatti non emerga uno dove tutti questi aspetti sono allineati perfettamente e capaci di simbolizzare un evento, una persona o un luogo. E di Cartier-Bresson ricorderò sempre un'altra sua famosissima frase, che afferma che le tue prime 10.000 foto sono le peggiori.
Ed è proprio vero, ragazzi, di recente ho rivisto tutte le prime fotografie che scattavo, io ho iniziato mi pare nel 2009-2010, una decina di anni fa, a scattare foto seriamente, diciamo, e cavolo, rivedendole, ma gran parte di esse, anche per i primi 5 anni, le fotografie che facevo in giro di paesaggio, alla natura, non dico che siano brutte, però sicuramente sono quelle che scatto adesso, sono migliori, perché più ne scatti, più impari e più migliori, però ne devi scattare veramente tante. E questa frase di Bresson mi è sempre piaciuta tantissimo, perché è un input a migliorarsi sempre. Ragazzi, anche questo video si conclude qua, io spero che sia stato interessante, vi ringrazio come sempre delle visualizzazioni, delle iscrizioni, dei commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!